Sono senza parole. Miseria, ladra, Nathan! È questo il tuo essere senza parole? Quanto avranno impiegato a costruire questo posto? Anni, decenni forse. Ma come hanno fatto a tenerlo segreto per tutto questo tempo? No, so che questo posto... Perché senza tesori, una scoperta incredibile. Questa lettera è ancora leggibile. Guarda, Sam, questa è l'officina di un fabbro. Qui forgiavano sciabole. In guardia, fellone! Bravo. Facevo il... Sì, sì, ho capito. Che faceva la... Sì? Già. Che pirata di merda. Vedi commerciassero con altre colonie? Finalmente abbiamo trovato l'abbeveratoio. Tipico dei pirati. C'è il caos. Tavoli rotti, bicchieri a pezzi. Tipico dei pirati. Non male qui. Ehi. Salute. Sì, salute. Che facevano qui? Chi, i coloni? Sì. Intendo, ti metti in combutta con questi criminali malfamati e... E poi? Beh, ti godi la vita. Trovi un riparo. Ti ammazzi di grog. Dico, c'è di peggio. Ah, certo. Ma ti sorbisci la statua di Avery ogni giorno. E hai mai... Ti sei mai chiesto come sarebbe andata se avessi fatto altre scelte? Tipo non mollare la tua carriera da mago? Avrei fatto molta strada. Ero bravo. Non avresti fatto un chilometro. Ehi, sai una cosa, sei invidioso. Ah, sei sempre stato. No, dicevo... Come sarebbe la nostra vita se non avessimo iniziato a correre dietro a... gente morta da centinaia di anni? Pensi che somiglierebbe a... una vita... normale, sai... Normale. Intendi tutta la famiglia riunita a tavola per il ringraziamento, a scambiarsi foto dei figli, cose così? No, no, grazie. Non fa per me. Preferisco ciò che abbiamo. Sì, l'ho già sentita. Dai, siamo fortunati. Questa è fortuna? Sì. Io ho trascorso gli ultimi 15 anni in carcere, quindi direi che è tutto relativo. Sì, lo ammetto. Questo è molto meglio della galera. Beh, il mio boccale è vuoto. Già, stavo giusto per lamentarmi del servizio. Thank you.
chiusa, ovviamente. Guarda, c'erano anche famiglie. Già, ma allora dov'è finita questa gente? Non li avranno mica rapiti tutti quanti, vero? Capitano Avery, mi chiedevo quando ti avremmo incontrato. Anche un'utopia piratesca aveva bisogno di una gattabuia. Vorrei proprio sapere chi arrestavano. Questa è ipocrisia bella e buona. Cioè, pirati con una prigione? Immagino che ogni città abbia i suoi stronzi. Cos'è quel simbolo? Ne ho visti diversi quando ti stavo ancora cercando. Mi sta lasciando questi marchi. Non sarà un altro sigillo? No, non che io sappia. Invasori, forse? Di sicuro questa gente aveva molti nemici. Può darsi. Di qua, dietro di me. Sam, vieni qui. Forse c'è qualcosa. Ecco. È una specie di nascondiglio. Già, ma da chi si nascondeva? Lo stessi. Guarda qui. Sembra una mappa del quartiere commerciale. Sì, e... boom! Qui c'è il nostro tesoro, vedi? Ecco la torre. Cosa architettavano? Ancora quel simbolo. Uscita. Vedo una luce là sotto. Oh, cazzo. Senti, qui c'è un altro pezzo di colonia.
Cosa muoversi? Assicurati che non sia nulla. Via, yeah, vado. Se li ho davanti! Thank you.
Fai il giro! No! Merda. Qualcuno controlli. Cac, bersagli individuati. Finiti. Prendi tutte le munizioni che puoi e incontreremo degli altri. E dici, cercano noi o il tesoro? Conoscendo Rafe, entrambi.
Merda, altri shoreline. Quel ricatto aveva ragione. Lek, per una volta ci pagheranno bene. Altri? O siamo a posto? Credo siano finiti. Vai bene? Sì, devo solo riprendere fiato. Andiamo, Sam! È stabile quel coso? Stabile come tutto il resto qui intorno. Oh, ok, quindi no. Va bene, va bene. Arrivo. Nathan, altri amichetti in vista. Ehi, no. Aisha. A pezzi. Ma so, amico, rischi di far crollare il palazzo. Ehi, hai mai fatto niente del genere? No, ho rovesciato un paio di governi, saccheggiato villaggi, ma purtroppo questa è tutta un'altra storia.
agenzie di Navir. Parecchio controllato da monte. Stanno cercando il quadro sul fiume. Stanno qui a parte. Ok, gente, occhi aperti. Teniamo in ordine questo posto per la signora. Cos'è stato? Qui niente. Sam. Ok. Grazie. Un fucile. Merda! È fatta. Per ora ci conviene andare. La scala è mezza distrutta. Poco male, continua a salire. Come va là dietro? Che vista mozzafiato! Ci siamo quasi, Sam. Fidati e fai come me, ok? Sì, qualcosa del genere. Oh,
Qui siamo senza dubbio nel quartiere di lusso. Non residenziale, però, che dici? Potrebbe essere un edificio amministrativo. Probabile. Forse Libertalia aveva un governo locale. I nostri coloni scomparsi. Alcuni di loro. Santo cielo. Cannoni, barricate di fortuna. Cos'è successo qui? Si direbbe una battaglia. Era una domanda retorica. Il punto è chi combatteva chi e perché. Alcuni dei cadaveri Quindi si affrontavano coloni e soldati. E se lassù ci fosse stato davvero il tesoro? Direi che qualcuno puntava a un ricco prelievo. Già, speriamo che non ce l'abbia più. Esatto. Wow, è impressionante. Ed è... O forse no. Vuoi aiutarmi? Sì. È vuoto. Ovviamente. È stato Rafe? No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi... cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi. No. Cos'è? Un vecchio documento. Bel tesoro. Ladro. È vuoto. Nulla. Dov'è finito tutto? Un altro ladro. Cos'è successo qui? Nathan, di qua. Ehi, Nathan, guarda qui. Cosa c'è? Soldi di Libertalia. C'è il sigillo di Avery. Deve aver fuso l'oro, coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. Già. Ma la vera domanda è, dov'è ora? Ok, sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, e dentro? Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery, Tew, i fondatori di Libertalia, marchiati con la parola ladro. Non assassino, non tiranno. Ladro. Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. So dov'è. Cosa? Dove?
è una mappa. Sì, proprio lì c'è il tesoro. È una mappa di Libertalia. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon, in Inghilterra. Sì, lo era. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. Ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. New Devon, arriviamo. Allora, come arriviamo lassù? Ok, pronto? Ok, questo è il primo passo. Il secondo... Alzare il candelabro. Buona idea. Accetta il complimento. Scusami. Scusa, Condent. Baldridge. Cosa? Metti i piedi in faccia a Baldridge. Ah, davvero? D'accordo, proviamo a salire. Non ci credo, le scale sono intatte. Ehi, 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 porta sfortuna. Troppo presto. Te l'avevo detto. Nathan, non piace anche a te questa torre? Certo. Ehi, Sam. Sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Siamo quasi. Beh, l'entusiasmo non gli manca. Serve una spinta? Sarebbe il massimo.
Allora, pronto? Pronto. Ok. Bene. Ho trovato qualcosa. Stai indietro. E... Wow. Bello alto, eh? Eccola. Proprio al di là del fiume. Che ne dici di rubare ai ricchi, eh? Ehi, c'è un passaggio laggiù. Una specie. Andiamo. Quanto pensi che ci vorrà per raggiungere New Devon? Beh, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. RPG! Vai bene? Vai, ma attento! Via! Accidenti! Questi piedi adoro far saltare in aria le cose! Nathan, qua giù! Dove sei? Sono qua giù! Andiamo! Maledizione! Andiamo! Ci è mancato poco! Qualcosa vi dice che ne hanno abbastanza di noi! Davvero? E cosa l'hai capito? Ma tu, aspetta! Non ti fermare, vai! Nathan! Nathan! Alza, dobbiamo andare! Dobbiamo andare! Subito! Merda! Oddio! Merda! Forza, Bru, vieni fuori! Merda! Sono qui, li ho trovati! Ah! Vuoi ammazzarti tutti! Ma plastica di sua corda! Bello rivederti. Ok, Mango! Mango! Che cazzo dici? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? Ho i miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere della stessa parte. Aspetta. C'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? No, non ci casco più. Ehi, hey, dai! E perché non è... Ah,
Ok, è stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Sarebbe la scelta più saggia. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo in due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Santi nomi. Ora! Sono stanca, Justice! Sono stanca di tuo fratello! E sono stanca di te! Ah, non provarci! Vai giù! Sforza, come diavolo fa! Non possiamo parlarne, ti prego! Ascoltatelo! Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ehi, ehi, ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi. Tutti quanti. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo. Non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Calma. State fermi, non sparate! Mettila giù. Calma. Ok? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Samuel, tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi, calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. Sei un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo. Un accordo? Oh, sì. Sentiamo cosa hai in mente. Avanti, ti ascolto. Dai, senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi? Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar. Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria, in Argentina, 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Oh... Wow, che ti ha raccontato? Sam, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione.
Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Dism, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Ehi, no, dai, Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini e ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma, sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui? Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. L'hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Ray, fai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. Stai facendo no, un errore. Ray, no, 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 no. Oh mio Dio. Nate. Ehi, Nate!